Buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda, ma buon lunedì. Ma ben risvegliati, come state? Tutto a posto? Che meraviglia, è lunedì, felice Paolino, è lunedì. È contento. È più senti Beppe. Guarda, la ruota della fortuna. Sì, quanta gioia. Tu gli tocchi la gobba. La gobba, sì. Perché Beppe ha anche la gobba, anche cioè, le ha tutte, di uno sfigato, no, poverino. No, ma è bello. No, bellissimo, bellissimo, immaginatevelo con la gobba. Sì. L'unico gallo visto con che, la gobba. Guarda che piumaggio che ha. Sì, che piumaggio e che più giugno. Lunedì 21. Lunedì. Buona primavera. Buona primavera, per chi vola non c'è frontiera, dicevano i Pooh. È primavera. Sì. Baciatemi bambine. Ma non è 0171 698330. Oppure 393 45 32. Come diceva la nostra Nilla Pizzi. Cioè, Nilla Pizzi diceva, ma non diceva baciatemi bambine. Tu è l'hai, vabbè. No, diceva così, baciatemi. Hai fatto la versione. Te la metterò domani. Me la metterai domani, va bene, sì, d'accordo, sì. Va bene, va bene. Oh, vediamo. Come è andato il weekend? Molto bene, grazie. No, ma andiamo avanti. Tranquilli, come è andato? Sempre vai avanti con un treno. No, è lunedì, è primavera, una nuova stagione. Quindi, un attimino, ci rilassiamo, sì. Salutiamo. Sì, guarda che poi Fossano. La gente si addormenta, cosa c'entra Fossano? I ragazzi di Fossano. Salutiamo i ragazzi di Fossano. Dalla Ciao. Cascina. Ragazzi di Fossano dalla Cascina. Benissimo. Le ragazze di Centallo. Le ragazze di Centallo, non ci sono Carmagnola. Più. Basta. Zac, okay. Come un niente, Piderolo. Piderolo, oh che bello, abbiamo saltato tutta la sì. Tratta, benissimo. Sì. Una tratta. Benissimo. Australiano detiene il record del rutto libero. Più forte del mondo. Benissimo. Che vibrazione. Mamma mia. Tantissime. Il freddo allunga sì. La vita. Non, è accorto a qualcos'altro. Ma no. Allora. Sì, sì, tu ma non puoi provare. Sì, ma meno male poi. Come meno male? Meno male no. Basta. No, ma ci sono dei rischi. Rischioni sì. Proprio, certo. Rischia tutto. Rischia tutto. Il cane che fa compagnia alle persone sole al bar. Questi sono gli argomenti le di sole? Oggi. Le sole al bar. Sì, sì, ci sono tante sole al bar. Tantissime sole al bar. Minigonnate, tra l'altro. Per piacere, andiamo avanti. Minigonnate te lo do io. Andiamo avanti, sì. Andiamo avanti. Andiamo avanti, sì. Sempre avanti. Quando andiamo guarda, lunedì sì. Mattina alle 8.13 mi vengono le farfalle. Sì, sì, sì. Gli darei però... un po' di DDT a queste sì, farfalle, sì. Nostra, da quando è appiccicato tutti i momenti che hai passato con me sopra il frigorifero. C'è la mia faccia e mi fa ridere che sono da tutte le parti. Girando gli angoli di questo mondo non posso trovarmi in un luogo migliore se non tra le tue braccia. In mezzo a tutte le luci, noi siamo gli unici con le tapparelle chiuse. E non l'ho detto a nessuno che ho perso la testa, sono pazzo di te. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso. Che mi faccio respirare. Sei una botta di ossigeno in mezzo all'industria. La vita un po' tossica, sta più un sorriso. Quando mi guardi con quegli occhi lucidi, non sento i limiti nel mio futuro. E non l'ho detto a nessuno che ho perso la testa, sono un pazzo di te. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni. Come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te. Non volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu. Da questa notte, no, no, non voglio stare male, dammi due ali per volare, sei una boccata di aria.
Le vostre farfalle. Le nostre farfalle. Le nostre, le vostre, le loro. E coniughiamo tutte le farfalle, benissimo. Le farfalle del mondo. Benissimo. Allora, sì. Ma veniamo all'Australia. Cosa c'entra i pesci? Vuoi cominciare l'oroscopo? No, ma in realtà Cancro. Non facciamo l'oroscopo. No. Per piacere, Takaneng. Allora, australiano detiene il record Australia. Del rutto più forte del mondo. Che bei momenti, che bei momenti. Buona colazione a tutti. Che schifezza, se c'è una roba che proprio, vabbè. Sì. Un uomo australiano ha battuto un record del Guinness che era imbattuto, pensate, da 10 anni. E quindi invece di farsi due domande, di già che era imbattuto da 10 anni questo record, lui ha fatto un rutto che è stato misurato a 112,4 decibel. Ma pensa. Cioè, indicativamente, per farvi capire, è più del rumore prodotto da una motosega ad un metro di distanza. Sì. No, era per detenuto dire, a Borgo Gesso, questo. Per dire, no, che meraviglia, che sì. Vera meraviglia. Ecco, e pensate che ha pure fatto sapere che è stata la moglie ad incoraggiarlo, certo, a battere il record, pensa. La signora. Pensa, così la lui... suocera, la moglie, la sorella, le figlie, tutti lì, vai tutti papà, lì, vai, sì, su, vai su, 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 sforzati. E così lui ha passato 5 anni, sì, a far prepararsi, prove. Bravissimo, una prove, affinando la forza e il livello di rumore dei suoi rutti. Che carino, pensate a casa i vicini. Hanno durante le prove. Hanno scoperchiato il condominio. Sì. Esatto, esatto. L'uomo ha fatto sapere che la parte più difficile del record è stato raccogliere l'attrezzatura adeguata per misurare con precisione il volume di queste sue, come dire, emissioni, ecco. Comunque il rutto da record ha battuto il record precedente di 109,9 decibel che era stato stabilito appunto 10 anni fa da un inglese, che anche questo aveva dei problemi secondo me, perché come si fa? Uno si sveglia un mattino, dice voglio diventare famoso, che faccio? Canto, faccio un film, che ne so, recito a teatro? No, no, faccio un rutto bene, forte. Mi viene in mente un'altra cosa. Non ci posso, sì, credere. Potremmo veramente fare... cosa facciamo? Sì. No, noi non facciamo nessun record, io te lo magari dico dal già. Lato B, ma no, ma ci che roba bruta. Ma ci no, sforziamo. Io non mi voglio assolutamente sforzare a cosa fare nulla sarà? Di ciò. Sì. No, il lato B anche delle le vibrazioni. Le vibrazioni, ma tu ritieniti libero, io salto, passo questa volta anche grazie. E vai, no. Dai, tantissime vibrazioni. Ma no! Tantissime! Tantissime! C'era l'aria che ci univa in mille persone. C'era un tempo per dare e avere. C'è ancora la mia vita piena di tante cose. Ho imparato a stare bene nel mezzo sempre. Oggi penso a tutte le occasioni sprecate, alle giornate in strada tra tanta gente e a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore per salvare quello che comunemente chiamiamo amore. Per quante casa, un divano e vuoti da colmare, ed un bel fiore nero il mio presente. Quanta fatica facciamo a dimenticare, certi ricordi ci rimangono addosso sempre, come per dire guarda cosa ti è successo mentre salvavi quello che comunemente chiamiamo amore. Per quante volte facciamo dietro quel sogno mai pronunciato, dietro le cose sordi sopra un falco vuoto, l'amore sotto pelle, un'arma nella mano, e può fare male ma
Fa male tantissimo. Poi non andiamo a indagare cos'è. Buongiorno. Rieccoci. Buongiorno, primavera. Oh, che bella. Dovete la vedere primavera. La nostra Mariella. È fiorita questa mattina. Ma cosa stai dicendo? Va bene, sarò fiorita. Oh, il freddo. Vetali di rosa. Ma sì. Sì. Il freddo. Quando passa Mariella. Ma abbiamo Quando finito. Parla Mariella abbiamo la macchina dei petali. Sì, la macchina della verità. Dopo la notizia di prima, no, la macchina dei petali. Per favore. Profumati di rosa. Profumati alla violetta. No, il freddo rosa. Allunga Resa. La vita. Resa. Allora, e accorcia qualcos'altro. Sì, sì. Un nuovo studio. Pipino al breve. Ce la fai, Paolino? Sì, sì, possiamo Paolino. Andare avanti tu e Pipino il breve. Salutiamo anche Giulia. Salutiamo anche Pipino il breve. Allora, sì. Un nuovo il studio Pipino di Beppe. Ha rilevato che la temperatura corporea può avere un impatto maggiore sulla durata della vita rispetto al metabolismo. Lo dice un team internazionale che, siccome come il solito non aveva nulla, l'altra metà non sapevo, sì, nulla di meglio da fare, sì, ha esaminato. Il comitato tecnico scientifico ha esaminato le connessioni del mondo reale alla frase vivi velocemente, muori giovane. Ah, sì, sì, bello sì. Il nome di questo studio, molto rassicurante. Sì, tipo, molto rassicurante. Vivi sperando e muori, esatto. No, questo è peggio, vivi velocemente, muori, sì, giovane. Perfetto. Perfetto. Questa espressione in realtà significa che le persone che praticano stili di vita rischiosi di solito muoiono più giovani dei coetanei. Certo, se fanno una vita rischiosa si come buttano, che ne so, fanno ma quale nostra? Sette e mezzo, otto meno un quarto, siamo qua. È rischiosissimo, ma per piacere. Comunque, nel nuovo studio i ricercatori hanno esaminato gli animali e come primo passo gli hanno rallentato il metabolismo e hanno scoperto che esporre i roditori a questa condizione ha ridotto la durata della loro vita. Quindi, quando il metabolismo è lento, si schiatta prima. Comunque, c'era nella fase successiva. Metabolismo lento, ti ricordi? Non era così. Non era metabolismo lento. Sì, metabolismo lento. Non ricordi? Era così. Era movimento lento. Ah, boh, sì. Più o meno. Sì. Sì. Comunque, nella fase successiva dello studio, i ricercatori hanno utilizzato piccoli ventilatori per soffiare, sì, aria fresca sugli animali che vivono alle alte temperature. Questo non ha cambiato il loro metabolismo, ma ha impedito a topi e criceti di avere una temperatura corporea elevata, e in queste condizioni gli animali non hanno sofferto di una durata di vita ridotta, quindi si presume vivranno più a lungo. Quindi gli autori dello studio hanno concluso, ma non hanno da che fare altro. Andate a funghi, andate, non lo so, a guardare i cantieri, bravissimo. Ma ci sono un sacco di cose. Ventilatori ai topi. Esatto. E allora chi sta al freddo vive più a lungo. Quindi noi a Cuneo su ma post. Invece dei ventilatori io apro le porte. Cioè, ecco. Che Gianni, apri queste porte. Apri, vai! Le porte. Vai! A forza di credere che il male passerà, sto passando io e lui resta. Mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa. Fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo. E se funziona o no, non lo so, forse sì, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte. Bestia, un parassita che lentamente infesta tutto quanto fino a prendere il potere e non riesci più a reagire. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo.
E quando il sole non c'è, lo cerco dentro di me. Se tu mi guardi una volta, mi basta per ore. E quando il sole va via, se tu mi fai una magia, sento tornare l'amore, l'amore, l'amore. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole, il sole. Apri tutte le porte, fai entrare il sole, fa per caldo. Questo giorno di primavera, così il pipino non è più il breve. Ma no! No, perché... Ma, cioè, ascolta, non è che ci interessa molto, come no, dire, l'almanacco del pipino, cioè, del... ma che ne so. Guarda, cioè, come è andato il weekend? Salutiamo le tue amiche. Passiamo, sì, oltre, infatti. Allora, il cane che fa compagnia alle persone sole, sì, al bar, le famose sole al bar. Ce ne sono tante, sole al no, bar. No, questa, sì, è una storia dolcissima, perché a, Bueno... sì, a Buenos Aires c'è una le sole del Buenos Aires. Esatto, c'è una caffetteria in, sì, cui è impossibile sentirsi soli. Fantastico. A fare compagnia, prendo già il primo, il biglietto volo, aereo, sì, 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 a fare compagnia a chi prendo per il motivi... volo e andiamo a cantare tutti insieme, sì, per motivi più diversi non ha nessuno con cui fare pranzo, cena o colazione, ci pensa il cane Corcito. È il Corcito. Lui ama stare con la gente, soprattutto con le persone sole. Muy corto. Questo l'hanno scritto sulla pagina Facebook del locale. Corcito. Senti, tu hai dei problemi, secondo me, fatti, no, vedere da uno bravo. Sì, all'entrata, sì, della caffetteria c'è una scultura raffigurante il cane, e anche all'interno del locale non mancano i quadri a lui dedicati, perché lui è diventato, pensate, la mascotte di questa attività. Corsito, è infatti diventato famoso da queste parti, da quelle parti, perché a un certo punto ha iniziato a sedersi accanto alle persone sole che si trovavano al bar, e lo faceva in maniera proprio naturale, no? Come se sentisse che quei clienti con avevano bisogno di compagnia. Con questi occhi, sì, languidi, uguali agli occhi di Beppe. Sì. Ecco, abbiamo tra l'altro messo un video sulla pagina, sì, dove c'è Beppe che balla, andate, sì, a vederlo perché è veramente carino, sulla pagina molto Facebook. Molto rockettaro, sì, stamattina. Sì, di Radio Stereo, sì, 5. Comunque, circa 4 anni fa Corsito è arrivato nel bar e ancora non sapeva che sarebbe diventato una star, il protagonista di questa caffetteria, e non solo, ma anche di tutto il quartiere, insomma. Comunque, prima lui apparteneva a una famiglia che un giorno si è trasferita e l'ha abbandonato, ma la proprietaria del bar ha deciso di adottarlo. E da quel momento lui offre questo servizio di compagnia ai tavoli. Fantastico. Che dolce. Tutti, vedi? Diamo i saluti. Sì. Salutiamo l'ingegnere. Salutiamo l'ingegnere. Una voglia, buongiorno, assurda. Ingegnere. No, è voglia dell'ingegnere. No, J-Ax ha voglia dell'ingegnere. Arrivederci, ingegnere, arrivederci. Venghi, ingegnere, venghi. Venghi, ingegnere. Simpatico da prima, asintomatico alla sfiga. Sono cresciuto come i peli sulle gambe alla tua tipa. Suono i tranchi, perché ormai puoi darmi schiaffi solo con i guanti. Come la musica, tra alti e bassi, attimi infiniti, la vita è fatta di istanti, ma uniti. E se rispetto la distanza, che tanto tutto passa, allora dimmi perché ho una voglia assurda di stare tra la gente, urlare come in curva, cantare acqua azzurra, nudi in riva al mare, perdere un po' la testa. Facciamo tutti. E se potessi andare al mare ora sopporterei tutto, anche quelli con il salvagente a fenicottero. Se in cielo vedo l'inviata di non è la D'Urso, mi tiro giù il costume, le faccio l'elicottero. Anche il fan di Bruno Risas ora sogna il club e Gigi Daga, persino il pezzo estivo di J-Ax. Adoro il traffico della città, il mio odio per la gente è sparito come Novax. Al futuro penso poco, perché mi manca il presente e il passato, vorrei fosse remoto tipo chat di gruppo.
assurda. Di stare tra la gente uguale come in curva. Cantare acqua azzurra, nudi in riva al mare. Perdere un po' la testa, stare in strada a ballare. Entrare ad ogni festa, che poi sì, che ci importa. Vieni qui Mariellucia. No, ci baciamo tutti. Fatto che ci baciamo tutti non vuol dire che ci baciamo anche noi. Ma ecco, tutti, dice, tutti. Tutti tranne noi. Se tu tranne ascolti me, bene la canzone, dice proprio tutti sempre tranne no. Paolino questo e Mari. Questo no. Esatto. È quello no. Esatto, è sempre no. Il tuo pinto non c'era questa una ragione, questa mattina non ho avuto tempo, diciamo così. Come mai? Fatti i cavoli tuoi. Ci baciamo tutti. Tutti proprio, tranne pintone, noi, il pintone non c'è. Allora, che è il quello del tè verde. Il pintone non c'è, è tutto no. Ma ci sono un sacco di altre cose. Mi offri, ma caffè, allora, mi offri un caffè. Va bene, se insisti, però finalmente non ti bacio. Detto ciò, salutiamo tutti quanti all'ascolto. E anche chi non lo è, chi sì, se ne frega, sì, portategli sì i nostri saluti. Salutiamo anche chi ascolta Radio Maria. Ma dopo, certo. Infatti, girate canale, anche gira il canale 100.6. Salutiamo anche gli ascoltatori ciao Radio tutti, Maria. Un bacio. No. Ciao. A domani, fate i bravi se potete.